Una parola per noi. Commento al Vangelo della domenica a cura di Don Piero Rattin. Buongiorno. Dopo quel fatto al Giordano, dove era stato battezzato da Giovanni, per Gesù Cristo inizia la missione. Dio stesso gli dà il via, il mandato. È troppo poco per te salvare solo il mio popolo. Io voglio che tu porti la mia salvezza a tutte le nazioni, fino all'estremità della terra. Noi ne dobbiamo trarre subito una conseguenza. Non è possibile credere in questo Dio chiudendo gli occhi su ciò che accade su questa terra. Ora, tra tutto ciò che accade, uno dei fenomeni più vistosi è quello delle migrazioni. In questa domenica celebreremo la giornata del rifugiato e del migrante. Saremo invitati a valutare con sguardo cristiano tale fenomeno, anche se porta con sé situazioni complesse, problemi di non facile soluzione, rischi e comunque un certo prezzo da pagare. Valutare con sguardo cristiano significa partire da una pregiudiziale positiva. Infatti, chiusura, rifiuto, indifferenza non fanno parte del vocabolario cristiano. Tutta la storia biblica, ma non solo quella, attesta che la chiusura preconcetta verso le altre culture è sintomo di debolezza e di ignoranza, anzi è presagio d'estinzione. Chi si chiude all'altro, al diverso, si chiude al futuro. Si condanna all'estinzione. Certo, è anche ovvio chiedersi cosa porterà tutto ciò. Pace o ulteriori dissesti e conflitti? Lo sappiamo, ogni cultura, oltre a comportamenti positivi e componenti preziose, porta in sé anche limiti e ombre. Proprio per questo il mondo d'oggi ha bisogno più che mai di luce, di salvezza. Tu porterai la mia salvezza fino agli estremi confini della terra, si sente dire Gesù Cristo. Ma cos'è la salvezza? C'è chi la identifica con andare in paradiso. Sì, ma non è tutto. È già fin d'ora da vivi che abbiamo bisogno di salvezza. Poniamola al Vangelo allora la domanda. E il Vangelo ci risponde con le parole di Giovanni Battista, che vedendo passare Gesù afferma: ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie il peccato del mondo. Noi tutti, senza eccezione, abbiamo bisogno di uno che si faccia carico delle nostre ansie, delle nostre paure, dei nostri fallimenti, soprattutto quelli che sommati danno come risultato il peccato. Questa è la salvezza. E colui che se ne fa carico è appunto l'agnello di Dio, Gesù. Eccolo, diceva il Battista. E i suoi discepoli si misero a seguirlo. Perché non facciamo altrettanto? Ogni giorno. E se qualcuno ci chiederà cos'è la salvezza, allora sì che sapremo rispondere, con la vita più che con le parole. Buona domenica. Una parola per noi. Commento al Vangelo della domenica a cura di Don Piero Rattin.